piangere, che piangere, no, è tutto a posto, è tutto a posto. Mamma, mamma. 10 grammi a sera, te lo giuro. Vai. Possiamo dire che a Salerno è tutto a posto, ragazzi? Ah, è tutto a posto. Che cattivo. Bam! Pezzo di merda. Guarda, quando torno a Salerno ancora non lo so, perché da quando sono arrivato qua a gennaio, cioè io sono arrivato qua che mi sono trasferito al 100% a Milano il 1 gennaio del 2019, cioè proprio il primo giorno ho preso il treno, ho fatto Capodanno e sono salito. Boh, quindi non so come sarà tornare. È un'emozione vera e propria avere un live proprio a Salerno. Sapere che a 3 giorni da live è già quasi tutto sold out, sapere che la mia gente è là ad aspettarmi. Ho chiamato mia madre e mi ha detto: vedi che tutti qua ti stanno aspettando. Speriamo bene, dai. Wow, lava l'auto di un bro. Yo. Corro da sti infami veloce, sta Salerno è la zona, non alzare la voce. Yo, yo, fumo e vedo in movio, la raga coi Motorola in tasca le peggio cose. Yo, siamo in giro come pazzi già da ragazzini, questi rapper se la fanno sotto, servono pannolini. Sono stato nelle ville, nei peggio casini, questi qua fanno tanti cattivi e sono canarini. Sogno Toronto, Canada, sorpasso in una... Dopo che è cambiato tutto questo, dopo che... il mio successo è diventato il triplo di quello che era a gennaio, il mio nome si è fatto il triplo più grande, sono successe cose, persone hanno parlato, persone che mi hanno supportato, chi mi remava contro, chi mi rema ancora contro, quindi non lo so come mi accoglieranno. Erika, fatti vedere per la prima volta, questa mia sorella è un po' ansiosa, solo che non lo vuole dire. Ti devo far vedere anche Enzo. No. Ho messo anche la maglia del gruppo Trust, questo è il mio gruppo. Non piangere, non piangere, che piangere fa male, dai. Dopo quanto, Enzo? 8 mesi? Emozionante, direi. Prima la stazione era distrutta, ora è nuova. Non c'avevo un cazzo, non c'avevo prima di partire per Milano, mo siamo tornati tutti rich. Però sono contento perché era tanto, sento l'aria di casa mia, sento l'aria del mare. Qua è dove è cresciuto il vostro ragazzo, tutti i sabati qua. Zaza! Come stai? Queste sono le vere fan, vedi? Anche le fan migliori sono quelle di Capo Plaza. Vediamo? Però crescere in un quartiere è stato difficile, perché proprio fare rap nella mia città non era vista come una cosa normale, quindi eri visto fuori dalle righe, no? Anche portando il pantalone largo, il cappellino, eri visto, diciamo, yo, ciao, fammi un po' di rime. C'è sempre stata difficoltà, diciamo, nell'accettare la cultura hip hop nella mia città, però ho sempre saputo che facendolo a modo mio potevo farlo arrivare anche a quelle persone che mi erano vicino, che magari ascoltavano solo il neo melodico o ascoltavano solo la techno, capisci? In manco 20 minuti sono tornato. Boh, non lo so, è bella la mia città, ragazzi. Plaza è sempre Plaza, però ora faccio più soldi di prima e sono più forte di prima. Sono più determinato di prima. Forse prima lo ero e non lo sapevo. Conoscevo il mio potenziale prima, ma
non me ne rendevo conto, ora lo so, hai capito. Me ne rendo conto che spacco il culo comunque a fare il rap, la trap. Questo è cambiato. Però il resto sono sempre io, ragazzi. Ragazzi, vedete un accendino. Perché qua ho visto il primo live proprio che spaccava il culo, che era di Salmo, l'ho visto qua. Qua. Proprio dove stanno tutte queste macchine. Hanno svuotato e misero il palco. E boom, è rimasto. Quindi io ho questa voglia, vaffanculo. Questa voglia di farlo qua. Qua siamo già a Pastena, siamo entrati nel quartiere del Plazzinio, dove è nato e cresciuto. Qua venivamo da sopra le balconate fuori, che qua c'è una balconata fuori e scavalcavamo dalle balconate. Sempre, sempre per ballare, sempre. Perché non ci lasciavano entrare mai, mai. E adesso pagano, fra. Il venerdì, ecco. Mamma! Vai, vai, vai. Quella è mia mamma, quella è mio padre. In giro per la città. Vedi, queste sono le cose belle della mia sinistra. Cazzo, non la vedevo da 4 mesi a mia madre. Che bella, madonna mia. Queste sono cose per pochi, sono emozioni che non ritrovo in altri documentari, bitch. Ho chiamato mia madre 5 minuti fa, prima ero in macchina, stavo venendo qua, che non sentivo da 2 settimane, per farti capire, mia madre. Perché sono sempre in studio, chiuso, ho finito il tour, sono in studio, mi contatta, a volte non ho proprio il tempo, arrivo a casa distrutto che non ho proprio il tempo, magari si sente più Enzo che il mio collaboratore con mia madre che io, capisci? Perché lui lo sa, sono sempre in studio perennemente ultimamente a migliorarmi, proprio quasi allo schifo, perché voglio diventare il più grande in questa cosa. Sì, fra, mi sta venendo l'infanzia. Te lo giuro, è una cosa assurda. Non mi è mai capitata una cosa del genere, capito? Tipo domani mi sa che lo faccio per la prima volta, io non l'ho mai suonato, fra. Domani faccio tutti i pezzi. Tutti i cazzo di pezzi del disco. Cioè, capito che al Dolce Vita, fra, io non ci sono mai entrato. Ci sto entrando ora per la prima volta. Perché sempre per quella cosa, perché o non mi facevano entrare, o non c'avevo i soldi per entrarci perché l'entrata costava troppo. E per entrarci era un bordello, perché è sempre stato troppo sicuro il Dolce Vita per scavalcare e tutto. Quindi via, la prima volta che ci entro, nella discoteca più bella della mia città, è la prima volta che ci entro e c'ho 21 anni. Come stai? Aspetta, sono un attimo realizzato. Via, che stai succedendo? Via. Cartelloni, eh? Raga, tu cazzo, ma anche ci arrivato. No, è avevo cartelloni. No, io so cosa fare in questo mare di squali, impara a nuotare. In testa ho dei pianino che non ti sto a guardare. Fai il party pilo, dire cosa fare, educazione per le strade, in tasca roba legale, che ormai manco più mi sale. Credevo di arrivare a qualcosa, capisci, ma mai di riuscire ad andare via dalla mia città. Cioè, credevo di riuscire a spaccare, ma comunque rimanere nel mio complesso di palazzi, no? Non mi aspettavo questo, di andare a Milano. Ora stare qua a Milano, fare un tutt'altro tipo di vita. Cioè, è stato veramente il discorso di prima. Non ti so manco spiegare, veramente. La moglie? Super cattivo! Bam! Pezzo di merda! Io potrei dire che scendo a Salerno ed è tutto a posto. Possiamo dire che a Salerno è tutto a posto, ragazzi? Ah, io dico. Tutto a posto. Sì, vai. Questo era rotto, non ci siamo andati. Sali un attimo, ti aspettiamo tutti quanti qua. No. Tutti quanti a casa. Ci mettevo. Mi sono visto crescere davanti a sto specchio. Sì. Mamma, ci stanno le telecamere, le cose.
Buonasera. Ciao. Mamma, non era così prima, eh. C'era un computer grosso qua sotto con le casse piccolissime. Da qua inizia tutto. Dovreste scrivere. Qua ci stanno le prime cose. Questo è il primo disco d'oro di Unity. Primo. Questo è il secondo, il platino di 20. Questa era una campagna che ho fatto con Nike. Questo sono io, in mezzo alla gente nella mia città. Questo sono io sul Golfo di Salerno. C'è un sacco di roba. Questo no. Però guarda i primi dischi di Plazzino. Questo l'ho comprato per la Deluxe Edition, ragazzi. Bella per mio zio Marra. Questo l'ho comprato perché piaceva a mia sorella. Guardate, vi eravate scordati di lui, eh? Questo l'ho comprato. Quanti anni c'avevo, ma? Poi questo ho comprato. Quello di Jesse, il primo. Ho perso. Mi dispiace. Ciao. Tutto a posto. Ok. Niente, sto facendo vedere un po' la mia stanza dove è nato tutto. Qua tutto. Dove siamo cresciuti. Sì, si è fatto più alto. Più bello pure, solo che non lo dici. Si mangia bene, mamma, come si mangia in casa? Benissimo. Hai visto? Si mangia benissimo. Guarda qua. Questo? Ho scritto una ragazza, non l'ho scritto io. Questo sono io da piccolo. Ecco. È bello per noi. Cambiato in bene o in male? In bene, in bene. In bene, in bene. Sono bravo. Per ragazzi. Noi sì. Prima com'era? Era bravo. Un po' pazzo. Beh, pazzo penso che un po' tutti gli artisti lo sono. Se no non sarebbero artisti. Lo è stato da piccolo però. Cosa? Un po' folle. Sempre in giro. Qua ho scritto un sacco. Guarda che si vede da casa mia, guarda. Sto scendendo. Lancia la sigaretta, che se poi entri la prendo al volo, no, tenga la sigaretta. Scrivere la notte fino alle 3, alle 4. 10 grammi a sera, te lo giuro. Ormai sono abituato a una vita più frenetica, capito? Qua non c'è un cazzo da fare, davvero. Guarda, a 21 anni no, non ti deve stancare, secondo me. Ti puoi stancare più in là, ma no, no, dai. C'ho ancora voglia di fare. Salerno mi blocca tutto. C'ho fame, andiamo. Rispetto a prima, le persone che erano con me sono diminuite per forza di cose. Che ora non voglio stare qua a parlare perché manco voglio perdere tempo a parlare di queste persone perché onestamente non se lo meritano. Molte persone le ho eliminate dalla mia vita, quindi sono rimasto con Enzo, con mio cognato e con mia sorella e con Ava, Lollo e Pietro e basta. E penso che loro siano le persone che davvero vogliono più bene di tutto, di tutti, perché mi hanno capito al 100%, nonostante ci sono state tante difficoltà in questi periodi, capisci? E penso che attualmente senza di loro sarebbe proprio difficile per me pensare di andare avanti e costruire qualcosa, capisci? Il progetto Capo Plaza non è solo Luca, che sono io. C'è Enzo, c'è Pietro, c'è Ava, c'è Lollo, c'è mia sorella. C'è mia madre, c'è mio cognato dietro, c'è tutta la mia etichetta che è Warner. Il resto delle persone le ho lasciate lì perché meglio così. Bisogna prendere delle decisioni chiave nella vita e è stato meglio così. Dal mio balcone due palazzi, bella visuale. Esco fresco dai palazzi di sta popolare. Passato. Sono tutti bravi ragazzi. Male. Non fare il grosso, non sei loco e manco lo sai fare. Plaza compare, no, non pensa a te.
mi fa piacere per lui che abbia risultati, principalmente per lui. Logicamente io sono il padre, mi fa piacere pure a me, più lui riesce più a me fa piacere. Però so il mondo come va, so la vita com'è. Salerno non è tanto amata dai salernitani, non lo so, è un vecchio detto. Sai, a Salerno è sempre difficile per un giovane uscire, diventare qualcuno forse, però mi fa piacere che lui abbia preso questa via, se ne sia andata da Salerno, deve fare quello che sente il cuore, non deve ascoltare gli altri. Allora, Luca è cambiato perché è diventato più responsabile, lo vedo molto più responsabile, riflette di più sulle cose che fa, e non è cambiato perché ha le sue manie di colori, di vestiti, queste cose qua non cambierà mai. Eh sì, mi emoziono molto pure perché vedere che è partito dal nulla, no, non pensavo, perché comunque Salerno è una città molto piccola, quindi non credevo. Lui ha avuto il coraggio di andare via a Milano e quindi lì abbiamo un po' capito che stava crescendo. Voilà, ho un caffè cialdo. Oh, e non ripigliassi cose però. Sono il mostro nella city come Godzilla. In questa fottuta giungla siamo gorilla. Ehi, ehi, tre palazzi come un Porsche brillo. I miei ragazzi attivi basta uno squillo. Ehi, mille cazzi, zero testimoni. Quando butti i pezzi e scrivi testi nuovi, i miei ti smontano quel money. La gente, la mentalità che c'è. Sono tutti troppo invidiosi, tutti chiacchieroni. Forse non solo a Salerno, però a Salerno se ce la fai ci hanno sempre qualcosa da dirti, storto morto, pure se fai di tutto per la tua città e la porti in alto e la ti ostini sempre a dire Salerno, 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 qualsiasi città che sia, ma lui è così, ma lui quello, ma questo è l'unico difetto della tua città. Fare scomparire soprattutto tutti i posti più degradati che ci sono e li rendere nuovi, questo direi si deve fare. Ci sono davvero posti che ci giocano i bambini a Salerno e magari la sera c'è la persona a farsi la siringa e non è giusto, capisci? Quindi spero che prima o poi riuscirò a dare un contributo pure su questo, perché penso che con la musica poi arrivi pure a livello sociale, no? Vengo da quei posti, vengo da determinato quartiere, so che significa. Non sto dicendo che a me il cibo a tavola mi mancava, perché mia madre e mio padre non mi hanno mai fatto mancare niente. Però sono stato da tutte e due le parti della medaglia, capisci? Sono stato con i figli di avvocati e sono stato con chi non riusciva a mangiare per 3 giorni. Quindi capisco bene queste situazioni e spero che pian piano riesco ad aiutare anche le persone che non hanno speranza, e lo faccio anche per loro, per chi non ha voce, quindi sono sempre qui. Mercedes prima col motorino. Quanto manca? Il ricordo più bello che mi è rimasto del tour europeo è stato la data a Parigi.
Andato a Parigi mi aspettavo che andava proprio male, ma proprio male, mi aspettavo proprio che andava una merda, perché non so la musica rap italiana, non sapevo la musica trap se poteva piacere o se era ascoltata là. Io avevo fatto il pezzo con Nino, sì, ma non lo sapevo, capisci? E mi ricordo che già dal pomeriggio c'era la gente fuori, sono entrato la sera, in un posto di 300 persone ce n'erano 500 aggrappati sui muri. Ed erano tutti là, mi sembrava di stare a casa, te giuro, mi sembrava che stavo facendo un live in Italia. E quello è stato il ricordo più bello in generale. Questi qua fanno due spicci, poi cadono a picco. Io un frero non lo tradisco. La tua roba mi fa ridere, meglio fai sitcom. Parlo e devi stare zitto. Parli, parli e non ci incastri, bello, non hai prove. Più fatti meno parole. I cazzettini sono sempre bianchi. La coscia è sempre gay. La struttura è sempre rossa. Madre Pio solo lo sa. È lì. Che fai, rap? Che fai? Faccio rap con il ragazzino che dicevamo prima. Chi è Francesco? Sei tu poi? Ma fa una capa così. È giù cresciuto un po', però sì. Sono lì. No, però sto sempre qui, vedi? Che se lo ricordano. Carico o no? Carico come quando abbiamo registrato tutti i pezzi che abbiamo fatto. Ma ti ricordi l'ultimo pezzo che abbiamo registrato? È un remix. Sì, lo suoneremo stasera. E la gente lo sentirà, pezzi di merda. Grazie ragazzi. Per me è un sogno stare qua ragazzi, ricordatevelo. È un sogno che si sta avverando. Vengo da questi palazzi qua dietro da Passena. Chi mi conosce lo sa. Chi mi conosce mi ha visto crescere. Qualcuno qua in mezzo dove ci sarà, quindi bella raga, Lucariello ce l'ha fatta, siamo qui. Yeah. Può nascere qualche altra stella da Salerno, sono sicuro. Non nascerà mai un nuovo Capo Plaza, mai. Non toccare me la mia famiglia. Sto tranquillo che fumo vaniglia. Corro forte, siamo i primi in pista. Giovane, 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 fuori classe. Giovane, 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 fuori classe. Giovane, 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 fuori classe. Fuori, giovane, fuori classe. Capitani, iniziamo lo spettacolo, siamo a Salerno. Ok, bro. Yeah.
cieli alti. Pussy vuole i soldi, chiede come farli. Il mio nome ma sta scritto da tutte le parti. Mille di problemi ho fatti ma non sto a pensarci. Fumo backwoods, sono seduto di dietro backseat. Fumiamo troppo meglio che esci. Ci siamo, siamo a Salerno. Mettimi la tune. Fumo, fumo, sto in allenamento, yeah. Torno a casa, cellulare spento, yeah. Mamma tranqui, mi sto divertendo, yeah. Sto con quelli che ti fanno il mezzo, yeah. Posa il cellulare che ti dà la testa. Quasi è la stessa minestra, mica la tua festa. Il mio amico vuole pace, fuori c'è la guerra. Il mio stato ti governa tipo marionetta. Questi qua mi vogliono fuori, ho mandato il fior. Sono un piccolo selvaggio, peggio ti innamori. Questo che è solo un assaggio, c'ho poteri nuovi. Il mio amico dice calma, abbiamo lì di voli. Plaza, dici Plaza. Ehi, sì, tu sì. Sto fumando un gigabyte, ehi. Sto con salsa nel night, ehi. Mangio sushi e bevo spray nella cucina. Avere il supporto della mia città è la cosa più importante. Non potete capire quanto possa andare ovunque, raga. Ma il vostro supporto è quello che mi serve. E mi serve soprattutto, no, lo dico. Voglio che sappiate che vi vogliamo bene. Lo stiamo facendo per voi, per Salerno, per noi stessi. Perché ce lo meritiamo tutti, ragazzi. E come ce l'ho fatta io, che ero in mezzo a voi fino a un paio di anni fa. Ce la possiamo fare tutti, mai smettere di inseguire il cazzo di sogni propri, ragazzi. Mai. Non scordatevelo mai. Yeah. Abbiamo appena iniziato, questi due anni erano un cazzo di antipasso. Il 2020 sarà l'anno giusto per tutti quanti. Quindi Ava, metti l'ultimo pezzo, li voglio salutare così questi ragazzi. E la sai qual è? Ok, ora voglio vedere tutti con una mano al cielo. Mia madre piange ma non me ne accorgo. Ehi, ehi. Sacrifici sì che li ricordo, no non me lo scordo, ehi. Ci metto un'altra pietra sopra, fotte di sti soldi, brucio un'altra banconota, ehi. Raga sotto con la coca, manchi già da troppo e non va bene questa cosa, ehi. Noi da grandi sì vogliamo sopravvivere, non mi fido di ste quattro vipere, ehi. Io mi spingo sempre al limite, vivo questa vita, aspetto chi mi viene a uccidere, yeah. Ma se passi manco ci guardiamo, non lo sanno, solo noi sappiamo. Questa chiama ma non la richiamo, spari addosso, mi metto al riparo. Le mani in faccia pure questa notte, ragazzi in strada con le teste rotte. Sono un po' fatto, faccio foto mosse. Fumo 3 grammi e non faccio la tosse. Ripenso a prima, mi guardo ora, è già mattina. Ripenso a prima, mi guardo ora. Da quando stavo fuori scuola ne ho fatta di strada. Qua c'è un inferno, non una passeggiata, yeah, ma non ci sei con me. Ripenso a prima, mi guardo ora. Da quando stavo nel campetto qualcosa è cambiato. Tutte le notti che io ci ho sperato, yeah, ma che ne sei te. Sarete sempre qui, raga. E vi prometto che ci vediamo l'anno prossimo con un evento ancora più grande per divertirci tutti insieme. Quindi raga, fate il casino per questa cazzo di città e fate il casino per tutti quanti noi che ce la